tutti amore miei, ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore. Oggi andiamo a fare la crostata con la pasta frolla senza burro. Vi farò vedere come ottenere una bella pasta frolla, bella, friabile, buona, che non ha nulla da invidiare da quella classica, con 80 ml di olio in sostituzione del burro. Andiamo a vedere. Allora, iniziamo con sbattere 100 g di zucchero insieme a 2 uova intere, così, via. Poi aggiungiamo gli 85 ml di olio di semi. Grattugiamo adesso la scorza di un limone. Continuiamo a sbattere per amalgamare un po' il tutto, l'uovo con l'olio. Adesso un po' alla volta sbattiamo e mettiamo un po' di farina. Inizio con una metà e sbatto tutto con la forchetta. Quando non sarà più possibile sbattere con la forchetta, passiamo tutto l'impasto sulla tavola e facciamo a mano. Vedete, adesso l'impasto è bello duro e si può fare a mano, però prima di tutto ci mettiamo la metà di una bustina di lievito per dolci. Quindi il lievito, solitamente le bustine sono a 16 grammi, mettiamo la metà, che più o meno sono 7-8 grammi, dai. Per non sporcare troppo il banco di preparazione, vi consiglio di impastare a mano il più possibile anche dentro la ciotola. Dopodiché, quando proprio è impossibile, si passa sul tavolo. Pochi colpi con le mani fino a che l'impasto non si attacca più alle mani, quindi fate dei movimenti rapidi e belli decisi. Ecco qui, guardate che bel panetto morbido morbido. Questo, se volete, lo potete anche usare subito. Io comunque preferisco sempre farlo riposare un po' in frigorifero, ricoperto con pellicola per 15 minuti, e poi andiamo a preparare la nostra crostata, mamma mia. Allora, adesso andiamo ad allargare il tutto. Guardate che morbida che è questa frolla, ragazzi. Io sono sicuro che vi innamorerete di questa frolla qui senza burro. Una volta tirata bene, si passa nello stampo, si allarga il più possibile, si leva la frolla in eccesso, così, e si aggiusta ai lati. Adesso andiamo a mettere la nostra marmellata. Voi potete scegliere quella che più vi piace. A mio figlio piace la pesca a me piace la albicocca, però lui vuole sempre la pesca, non si sa perché. Adesso passiamo, ultimo tocco, un po' di tuorlo sulle striscioline, sopra tutta la frolla, così che poi il risultato finale sarà un po' più lucido, un po' più carino, un po' più shine. Adesso, così com'è, al forno a 180 gradi per 40-45 minuti, quando comunque prende un bel colore lo tirate fuori. Allora, eccola qui, passati 30 minuti, guardate che bellezza, spettacolare, profumata. Adesso la facciamo raffreddare e poi dopo ce la mangiamo tutta. Allora, andiamo a tagliare questa meraviglia. Ragazzi miei, è così fragrante questa frolla che veramente non noterete nessuna differenza da quella classica, no? Mamma mia, eccola qua, guardate qui, guardate che bellezza all'interno, è un piacere mangiarla, davvero, è davvero un piacere. Allora, cuccioli bellissimi, eccola qui, spettacolare, bellissima, e adesso speriamo anche buona. Sapevo che era buona, ma è venuta spettacolare. Madonna mia, è inutile che parlo, tanto non ci credete, quindi rifate questa ricetta, mi bacerete i piedi, perché oggigiorno le mani si possono dare. Buona, 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 davvero, vai a colpo sicuro se rifai questa ricetta qui. Ci vediamo alla prossima. Thank you very much. Gracias mille a todo el mundo. Hasta mañana. See you tomorrow. Ci vediamo alla prossima. Okay.